Capita a tutti di fare figuracce o strane scene davanti alle telecamere. Davvero a tutti. Pure a me, e sono sicuro anche a voi. Che ne so, magari in un video importante di famiglia vi stavate scaccolando e siete stati ripresi. Non che mi sia mai capitato, eh. Vabbè, comunque oggi andremo a parlare di alcune scene a volte divertenti con protagonisti vari politici nel mondo, tutto ripreso con videocamere. Che siano italiani, americani o francesi o di quello che vi pare, possono cadere in piccoli errori senza farlo apposta. Prima di cominciare vi chiedo di fare un piccolo salto sul mio canale Telegram di sconti ufficiale. Questo periodo sto pubblicando e pubblicherò più che altro link con sconti su beni di prima necessità, per poter aiutare le persone nella ricerca di ciò che serve davvero, pagando un po' di meno magari, oltre che i soliti sconti. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, che sarebbe anche il meglio, allora partiamo! Numero 1. Cominciamo subito con colui che in questi anni ha fatto parlare di sé, specialmente a causa di alcuni video in cui si comporta in modo alquanto anomalo. Donald Trump. Sul serio, questo qui è uno dei presidenti più strani mai visti in America. Non voglio parlare di politica, nel suo modo di gestire o altro. Non è un canale di quel genere, per quello potete dare un'occhiata, che ne so, a Breaking Italy, che sicuramente parla 100 volte meglio di certe cose. Comunque, a parte alcune piccole figuracce fatte nel tempo, la sua peculiare stretta di mano ha sconvolto molte persone più di una volta, tipo in questi casi. Bravo, bravo, tienimela lì, bravissimo. Non mollare, non mollare. La prego, signor Tampi, molli, la prego, non ne posso più. Oh, mamma mia. Ormai mi hai dato la mano, adesso sei mio, lo sai che sei mio, vero? Vedi là, ci sono delle nuvole, sono nuvole francesi, prodotte proprio qua in Francia. Ma ormai... Sì, sì, penso alle nuvole. Mi dispiace, me. Il cuore in pace ormai. Guarda, c'è anche tua moglie, vuole unirsi a noi? Bene, facciamo una cosa a tre. Melania non ci vede, cavolo, è qua dietro. Niente, lasciamo stare. Mi chiedo perché. È semplicemente inquietante vedere una persona che ti shakerà la mano come un milkshake per un minuto di seguito. A volte pure guardandoti negli occhi intensamente, come se si fosse innamorato. O se stesse cercando un modo per soffocarti nel sonno, vedete voi. Numero 2. Boris Johnson è il primo ministro del Regno Unito e nonostante un paio di figuracce recenti sull'emergenza in corso, anche in passato aveva dato prova di essere alquanto, strano, mostrando scene abbastanza imbarazzanti che hanno fatto ridere almeno una volta le persone del paese in cui abita. Non solo gli piace strombazzare in pubblico, ma sembra sia molto molto competitivo negli sport, forse un po' troppo. Numero 3. Siamo sicuramente tutti a conoscenza delle incredibili figure di Silvio Berlusconi, un politico che spesso e volentieri si è ritrovato sui giornali e sotto i riflettori per tante ma tante cose. Ripeto, non parlerò di politica ma di figure imbarazzanti e strane fatte da persone, e dopo un paio di ricerche ho trovato una delle peggiori in assoluto. Non perché sia successo qualcosa a lui direttamente, ma per ciò che ha fatto ad altri. Nel 2009 al vertice NATO di Baden-Baden in Germania, Berlusconi era arrivato con la sua bella auto. Ad accoglierlo era pronta Angela Merkel, che si stava avviando per stringere la mano al politico che però ha giustamente deviato per concludere una chiamata. Era al telefono, ignorando completamente tutto il resto. Una cosa davvero molto molto da maleducati, a cui Merkel ha risposto con una semplice risata. Numero 4. François Hollande è stato l'ex presidente della Repubblica Francese dal 2012 al 2017 e anche lui nella sua carriera ha avuto un paio di strani momenti sotto i riflettori. Ma tra le scene più imbarazzanti troviamo quella con la ormai defunta senatrice Nicole Brick. Quest'ultima stava per essere abbracciata e forse baciata, ma lei con un gesto incredibile ha rifiutato il tutto. In effetti poco fa stava stringendo la mano agli altri politici, chissà perché solo a lei voleva dare il bacino. Fatemelo sapere nei commenti. Nani? Numero 5. Bill Clinton è il 42esimo presidente degli Stati Uniti, ormai 73enne. Ha deciso di prendersi più vacanze possibile e godersi la vita perché ne ha passate tante, specialmente sotto i riflettori con gaffe indimenticabili, tra cui quello nel quartiere di Harlem a New York.
Un discorso importante sicuramente, ma che non attirava la sua attenzione. Infatti stava morendo dal sonno. Ad un certo punto aveva pure chiuso gli occhi, ma ce l'ha messa tutta e ha resistito fino alla fine. E non è nemmeno la prima volta. Sembra che si addormentasse spesso anche durante i discorsi della moglie, un uomo veramente molto assonnato. Piccola pausa quiz. Oggi chissà dirmi a che film si riferisce questa bellissima sequenza di emoji. Scrivetemi se volete la risposta in un commento che metterò in primo piano con scritto quiz e andiamo avanti. Numero 6. Non potevo non mettere questa notizia perché ha fatto il giro del mondo molto velocemente, diventando virale, facendo ridere mezzo pianeta. Durante le conferenze in live di oggi ci sono molte cose a cui stare attenti, specialmente se si fanno streaming direttamente su siti importanti come Facebook o anche Twitch. Le cose che intendo sono per esempio gli hashtag, le descrizioni e i filtri. Può capitare che senza volerlo partano i filtri sbagliati, come è successo a un ministro pakistano in diretta su Facebook. L'operatore che si doveva occupare di tutto ha fatto partire il filtro del gattino. E niente, in pochi minuti il mondo lo sapeva. Forse volevano puntare sul fattore gattini carini per rendere la conferenza politica interessante. Chi lo sa? Numero 7. Theresa May, per chi non la conoscesse, è stato il primo ministro dal 2016 al 2019, ma non senza alcune figuracce assurde. Beh, qualche volta sembra dimentichi quale macchina prendere per andare al lavoro, altre volte ancora la sua risata la porta a utilizzare ogni parte del corpo, come se fosse quasi indemoniata. Cavolo, per un attimo pensavo di dover chiamare l'esorcista. Ehi, capita anche a me a volte di ridere a crepapelle, ma in questo caso siamo a livelli altissimi. Numero 8. Robert Gabriel Mugabe è stato il primo ministro dello Zimbabwe. Era diventato un meme ormai riconosciuto da tutti. Questo perché quando una persona qualunque cade non succede niente di che. E tutti se ne dimenticano il giorno dopo, ma quando qualcuno di riconosciuto come celebrità o politici hanno piccole sventure, il mondo riesce pure a tirarci fuori dei meme. In questo caso, per esempio, era inciampato mentre scendeva dall'aereo. Non si era fatto niente, per fortuna, ma qualcuno ha analizzato ogni fotogramma tirando fuori un singolo frame diventato famoso nel magico mondo di internet e utilizzato per svariati meme. Numero 9. Obama è stato uno dei presidenti più amati negli Stati Uniti e forse anche nel mondo. Non do la mia opinione personale perché non sono qua a descriverlo come persona. Ho trovato su internet un'immagine che lo ritrae in una posa molto ambigua, dove sembra stia osservando un panorama proibito. Sarà davvero così? Può essere che proprio quel frame sia stato preso dagli internauti più accaniti per creare un meme. Guardando il video completo non si capisce bene in realtà se stava guardando davvero la signora. Forse osservava le scale o forse teneva d'occhio le scarpe di qualcuno. Non lo sapremo mai visto che il presidente non ha mai fatto un comunicato per spiegare la situazione. Beh, diciamo che sarebbe stato il comunicato più stupido del mondo. Una cosa del genere non va nemmeno considerata, dai. Ma è comunque divertente tirare fuori delle teorie. Voi che dite? Numero 10. Ovviamente è giusto nominare qualche altro politico italiano che ha commesso piccoli errori in camera. Come per esempio Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva. È stato presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016. E nel 2015 ha dato sfoggio del suo inglese. A Digital Venice doveva parlare in inglese e cercare ovviamente di farsi capire da tutti, ma le cose non sono andate benissimo. In the TV one Non posso mettere il video completo, ma vi consiglio di vederlo online su YouTube. Era diventato addirittura un tormentone e qualcuno ci aveva fatto un remix. Non so però se il video è ancora disponibile. Credo quello sia stato un caso isolato, non ricordo benissimo, ma più avanti le cose erano state molto diverse e aveva parlato in inglese quasi perfettamente, quindi in qualche modo aveva recuperato, ma ripeto, non ricordo bene. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost.
Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo questa piccola classifica, spero il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.